E torna come ogni settimana all'appuntamento con l'informazione politica dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Ecco i titoli. Parleremo degli esiti dell'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse a realizzare impianti di recupero e riciclo con l'assessore all'ambiente Monia Monni. E invece l'assessore regionale alla sanità ha risposto a un'interrogazione su un caso sollevato dalla trasmissione televisiva Fuori dal Coro in merito alla somministrazione di plasma iperimmune a un paziente dell'Isola d'Elba. Di tutt'altro genere, 83esima edizione nel segno della tradizione della Maggiolata del Lucignano, presentata in Consiglio regionale. Rifiuti zero, impianti mille. Prendendo a prestito uno slogan di Legambiente, l'assessore all'ambiente della Regione Toscana, Monia Monni, riferisce al Consiglio sugli esiti dell'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse a realizzare impianti e ribadisce il pensiero della Giunta, ovvero centrare l'obiettivo del 10% di conferimento in discarica. Non è possibile, però, sia alla prevenzione e alla riduzione di produzione dei rifiuti, non si affiancano degli impianti di riciclo e riuso. Oggi ho reso la terza comunicazione sul piano dei rifiuti. La scelta è stata quella di condividere passo per passo la redazione del piano con il Consiglio regionale, che ha la competenza di approvare il piano dei rifiuti, che diventa piano dell'economia circolare. Oggi abbiamo raccontato le 39 proposte che sono state avanzate nell'ambito dell'avviso pubblico. L'avviso è stato uno strumento che abbiamo ideato per capire quanto fosse profonda e estesa l'economia circolare sul territorio toscano. Abbiamo scelto di ribaltare la logica muscolare per cui la Regione impone, sceglie il tipo di impianti e decide anche dove localizzarlo, e abbiamo chiesto a gestori e territori di avanzare delle proposte. Ne sono state avanzate appunto 39, e si va dall'impianto di recupero dei pannolini all'impianto che recupera metalli preziosi e terre rare dalle schede telefoniche, all'impianto che recupera la Poseidonia, agli impianti più interessanti come dimensioni che vanno a sostituire gli impianti di termovalorizzazione, che sono prevalentemente impianti industriali non vocati allo smaltimento ma alla produzione, che dai rifiuti ricaveranno e raffineranno un gas che darà vita a idrogeno, metanolo o etanolo. Sono additivi per benzine, perché per la RED II le benzine non potranno più essere di origine completamente fossile. L'idrogeno è uno dei vettori principali della transizione energetica, e dall'etanolo si faranno polimeri di plastica. Sono impianti industriali che verranno inseriti in contesti industriali e che comunicheranno con quei settori industriali che gli stanno intorno. Si alimenteranno del cascame di calore di altri impianti e cederanno ossigeno o alcuni di questi prodotti, che sono prodotti che sanno stare bene sul mercato. Ma di aspetti positivi ce ne sono almeno due, nel metodo e anche nel merito. Nel metodo, perché siamo alla terza comunicazione dell'assessore in 8 mesi, a dimostrazione che vuole completamente investire il Consiglio durante tutto il percorso e quindi costruire assieme uno strumento che sarà fondamentale per tutta la Toscana e per tutti i toscani. Nel merito, la manifestazione di interesse, che era stata pubblicata e al cui risultato avevamo richiesto una nuova comunicazione appunto dell'assessore, ha dato un risultato molto importante perché sono circa una quarantina le proposte impiantistiche che sono state fatte. Ora, queste proposte andranno valutate molto bene per quanto riguarda la tecnologia utilizzata, che noi abbiamo richiesto come Consiglio essere una tecnologia affidabile e che prescinde tra l'altro dall'incenerimento. Dobbiamo far sì che questi impianti siano collocati un po' su tutto il territorio della Toscana, in maniera tale che si risponda a quel criterio di autosufficienza dei territori e degli ambiti che anch'essi noi avevamo chiesto, per due motivi: perché c'è un bilancio ambientale da rispettare e i rifiuti con più vanno in giro, vengono trasportati, e più questo bilancio non è ambientalmente sostenibile. E l'altro aspetto che dobbiamo evitare che ci sia una Toscana che produce rifiuti e una parte della Toscana invece che li smaltisce. Però le proposte riguardano un po' tutto il territorio. Per
L'altro aspetto che noi abbiamo richiesto e che anche oggi abbiamo rinnovato all'assessore è quello di costruire con i territori, con le istituzioni locali, il consenso alla realizzazione di questi impianti che comunque vengono dal territorio, non sono stati pensati dalla regione in un ufficio e poi trasferiti invece sui territori. Questo è esattamente il quadro di quello che emerge oggi da questa manifestazione di interessi. Sono 39 impianti individuati, su cui chiaramente ci dovrà essere tutta una procedura, non sono sicuramente quelli definiti, però sicuramente fanno capire la disomogeneità che c'è tra la popolazione e gli impianti e soprattutto dove vengono prodotti. Addirittura vediamo che ci sono 6 impianti nella provincia di Livorno e nell'area più popolosa della Toscana forse ce ne sono 2/3. Quindi questo modo di procedere noi non l'abbiamo capito, noi abbiamo sempre detto che la legge 69, che è quella che regola il piano dei rifiuti, andava rivista in toto e quindi siamo dell'idea che questo percorso, che non sappiamo quanto durerà, perché anche la fase transitoria è importante, perché questo elemento oggi ci fa fare poca differenziata, perché è quello che stiamo facendo. Abbiamo la seconda tariffa più alta d'Italia, ma soprattutto esportiamo i nostri rifiuti anche fuori regione e all'estero. Pensate che noi esportiamo 4,5 tonnellate di rifiuti organici in Olanda, paghiamo l'Olanda e l'Olanda cosa fa con quei rifiuti? Ci fa energia. Quindi noi dobbiamo forse cambiare rotta e renderci conto veramente in che mondo viviamo, perché anche a livello ambiente in generale in Toscana, non solo sui rifiuti ma anche sull'aria e sull'acqua, qualche problema credo che lo abbiamo. E soprattutto dobbiamo pensare non solo alle tariffe, non solo agli impianti ma anche alla salute dei cittadini. La valutazione del piano è negativa perché è un piano che demanda ai privati le iniziative che dovrebbe prendere la Regione, soprattutto nell'idea di un riciclo e un riuso della materia, ma soprattutto si parte da una concezione ormai vecchia, che è quello che tratta i rifiuti a valle, quando a nostro avviso dovremmo pensare a produrre meno rifiuti. Fermo restando che di tutte le proposte arrivate la gran parte sono impianti di trattamento fondati su concezioni che in pratica sono degli inceneritori mascherati. Mi riferisco ai gassificatori, ai pirolizzatori che comunque hanno emissioni di sostanze nocive, e ricordo a tutti che l'Italia in questi giorni è stata multata dalla Corte di Giustizia Europea proprio per la cattiva qualità dell'aria. Ma avevamo già denunciato lo scorso febbraio che fare una discussione in assenza dell'esito del bando che si è chiuso il 31 marzo dopo 2 proroghe avrebbe avuto poco significato. Ci dissero che sbagliavamo, ma oggi l'assessore torna a darci il resoconto non troppo dettagliato di quel bando che ha visto la presentazione di ben 39 progetti, il che significa evidentemente che in Toscana c'è voglia ma soprattutto c'è bisogno di impianti, perché le tariffe stanno toccando livelli altissimi, i comparti produttivi sono in difficoltà, i cittadini non riescono più a star dietro agli aumenti della Tari. Purtroppo soprattutto chi ci rimette di più sono le nuove generazioni, perché continuiamo in Toscana a sotterrare ben il 34% dei rifiuti in discarica, perché questa sinistra non è stata in grado di dare alla regione, una delle regioni più importanti del mondo, un piano dei rifiuti degno di questo nome. E non c'è nemmeno oggi il termine, cioè il tempo entro il quale i nuovi impianti della cosiddetta economia circolare saranno pronti. Noi abbiamo 3 ambiti territoriali. Ad oggi gli ambiti territoriali definiscono i fabbisogni. Quindi noi dobbiamo stare molto bene attenti a calibrare esattamente gli impianti dove c'è bisogno. Tanto per intendersi, è inutile fare 100 impianti sulla costa quando nel capoluogo e su Firenze ad oggi noi scontiamo la mancanza, primo tra tutti, di un termovalorizzatore, che sappiamo tutti quanti che tipo di decisione ha subito, però nella parte fiorentina, sulla piana e sul capoluogo è impensabile che non ci siano degli impianti adeguati e moderni. Auspichiamo che il piano dell'economia circolare non sia più un piano dei rifiuti, ma nel contempo diventi un piano industriale
dell'energia toscana, un progetto che possa produrre innovazione, vantaggi per i cittadini toscani, vantaggi per le imprese, possa ridurre le tariffe, dove a livello regionale ci sia un'unica grande cabina di regia e dove la trasparenza, la partecipazione e il Consiglio regionale siano protagonisti delle scelte insieme alle comunità locali, insieme alle associazioni, insieme alle imprese. Un disegno nuovo di una Toscana che cambia, ma che nel contempo vuole essere green, ma che crea occupazione e lavoro partendo da quello che ha in propria, al proprio interno, quindi i propri rifiuti che diventano a quel punto riutilizzati, non più un problema ma una risorsa. La regione Toscana nelle prime fasi della pandemia è stata tra le più attive nell'allestimento, ve lo ricorderete, di un percorso per la raccolta e la validazione e lo stoccaggio di unità di plasma immuni Covid-19, ma la sospensione di questa raccolta è stata motivata dai dati che hanno dimostrato l'inefficacia di questa opzione nella popolazione e nei pazienti studiati. Così l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini ha risposto all'interrogazione del portavoce dell'opposizione sul caso sollevato la trasmissione fuori dal coro in merito alla somministrazione di plasma iperimmune a una paziente dell'isola d'Elba. La Regione Toscana ha deciso di non istituire una banca del plasma e oggi lo ha confermato e ha deciso di non portare avanti un protocollo per curare i pazienti affetti da Covid con il plasma iperimmune. Chiaramente è la cura del professor De Donno e è la cura che in tanti casi, come per esempio in Veneto, ma in Emilia e l'ultimo caso anche in un ospedale del Livornese, si è visto che per i malati immunidepressi, come in questo caso dove un malato di leucemia cronica è stato curato con appunto il plasma, quindi queste sacche che vengono prese da pazienti che sono guariti dal Covid e che vengono trasfuse a coloro che non si sono vaccinati, magari perché appunto affetti da malattie croniche gravi. La Regione Toscana non si differenzia da quello che invece potrebbe fare, cioè fare un passo in più in questo senso, come ha fatto il Veneto istituendo appunto la banca del plasma, e neanche istituisce un protocollo per portare avanti questa cura. Per noi questo è incomprensibile, perché con questa cura probabilmente si possono salvare delle vite. Noi vorremmo che ci fosse meno arroganza da parte di certa politica e da parte di certa scienza e più disponibilità a capire. Noi vogliamo capire tre cose. La prima, se si può salvare la vita a delle persone che altrimenti non hanno possibilità di continuare a vivere, e questo è stato dimostrato all'Elba dal dottor Belcari, e quindi noi vogliamo andare a fondo su questo. La seconda questione è se la politica sta gestendo in maniera neutra e terza la vicenda del plasma iperimmune. La terza questione è che noi vorremmo che in sanità ci fosse una sorta di liberare le energie migliori, non ci fosse questa cappa che tende troppo spesso a soffocare chi non ha, voglio dire, la poltrona giusta nel momento giusto. Quindi noi ci batteremo per dar voce a quella scienza, a quella medicina comunque che vuole arrivare fino in fondo alla questione. Noi vogliamo capire se possono essere salvate vite a persone utilizzando il plasma iperimmune, vogliamo capire se potevano essere salvate delle vite in passato e se non lo si è fatto per un pregiudizio che sembra essere un pregiudizio ideologico. È un trattamento che in un caso specifico, cioè in alcuni casi, c'è come trattamento compassionevole, è utilizzabile. Mi pare che l'iter che il medico ha seguito sia stato questo. Quindi io non vedrei un caso particolare. Ovviamente poi rispetto alla segnalazione verranno fatte altre verifiche, ma è evidente che mi pare che anche dalle risultanze attuali i dati che emergano siano semplicemente quelli lì, cioè che il trattamento con plasma iperimmune, che è oggetto di valutazione, ma nel caso di trattamento compassionevole è utilizzabile se è autorizzato dal comitato etico, come mi pare risulti essere avvenuto nel caso specifico. Torna in presenza un'attesissima manifestazione che coinvolge quattro rioni, uno spettacolo che è tra i più prestigiosi eventi della Val di Chiana. Quattro date, di cui una in notturna, e un filo conduttore per i carri di quattro rioni, l'arte contemporanea. E Lucignano si prepara alla sua 83esima edizione della Maggiolata.
Grande attesa perché la ripartenza della nostra Maggiolata dopo 2 anni di stop, il primo evento comunque che riparte di quelli davvero, davvero grandi, quindi l'attesa è tanta e siamo emozionati perché comunque già tornare a vedere le bandiere, a sentire l'aria di festa è veramente, veramente bello. Quindi il 22 maggio, il 24 in notturna, il 29 maggio durante l'intera giornata da domenica e la chiusura il 1 giugno, torneranno a sfilare i carri, i nostri bellissimi carri fioriti per le vie del borgo, uno dei borghi più belli d'Italia, e questo allieterà la gioia di tanti. E vorremmo mandare anche un messaggio di speranza, perché comunque in questo momento abbiamo bisogno anche di bei messaggi, quindi la tradizione e il futuro, questo è quello che abbiamo voluto inserire, la contemporaneità e la tradizione, per poter tramandare anche all'esterno un messaggio davvero grande di pace, responsabilità e serenità. Questa è una festa che ormai, diciamo così, tra pochi anni festeggiamo il centenario, quindi crediamo di poter dare un contributo notevole con questa festa a tutta la nostra zona della Valdichiana dal punto di vista culturale, dal punto di vista storico e anche rievocativo del passato. Quindi noi ce la mettiamo tutta, le contrade, l'associazione Maggiolata, e ora a questo punto con un contributo notevole anche dal punto di vista delle istituzioni. Sicuramente questo è un momento particolare per tutti, per tutta la comunità, e quindi richiama al lavoro in questo caso, perché c'è del lavoro da fare per creare le nostre opere d'arte, perché tra l'altro quest'anno faremo delle nostre opere d'arte in omaggio ad altre opere d'arte del nostro famoso artista Jeff Koons. La Maggiolata lucignanese è uno degli eventi, l'evento della Valdichiana, in uno dei borghi più belli della nostra Toscana. Si incontra la voglia di far festa, il saper utilizzare i fiori, l'artigianalità e la manualità di tante donne, di tanti uomini che provano a far sorridere gli altri. È un evento bello, così bello che consiglio in questi giorni ai cittadini della Toscana di andare, di conoscere i nostri borghi, di andare a conoscere le nostre tradizioni. E tutto questo avviene tra tradizione e contemporaneità, la contemporaneità di chi vuole vivere con speranza e ottimismo verso il futuro. E termina qui il nostro appuntamento informativo politico dentro il Consiglio, ci ritroviamo tra 7 giorni.